È stato istituito in tour. Che si sposta un po' in tutta la Toscana. In questo momento ci troviamo in uno dei più bei luoghi della nostra regione. Siamo in una stupenda villa alle porte di Lucca, Lucca è a 10 km da qua. San Pancrazio per la precisione, questa è Villa Grabau, una delle tante ville che il prossimo 27 maggio, sarà una domenica, apriranno eh, le pro i propri giardini, i propri cortili. In certi casi, come vedremo addirittura anche le porte dei palazzi veri e propri, per far conoscere. Quello che sono i grandi tesori che questa nostra Italia, che ha tanti problemi sicuramente, ma anche tante ricchezze da eh, appunto scoprire, da conoscere meglio, ha e quindi la Toscana. A tanti palazzi che si apriranno il 27 eh, di maggio prossimo eh, con l'Associazione di More Storiche Italiane, Lazzi, che per la quarta volta insieme alla Pisaniana in questo programma dedicato proprio alla cultura e al grande patrimonio storico che eh, possiamo vantare. E allora molto spesso non ci rendiamo conto di quanto sia, per certi versi, un grande onore naturalmente per coloro che possono vivere ogni giorno in posti come questo, ma per altri un grande. Onere, portare avanti quello che è la manutenzione di posti meravigliosi come quello in cui ci troviamo e questa puntata, ogni anno lo ricordiamo, serve anche a questo: a entrare un po' nelle vite degli altri. Consentitemi questa citazione, a entrare un po' nelle vite di questi privilegiati signori, secondo noi molti, che in realtà, ecco, devono portare avanti un patrimonio che sì è vero è privato, ma è anche comune. Perché la bellezza della nostra Italia è fatta anche di tutto questo, di queste vite di questi castelli, di queste residenze e vedremo le difficoltà perché ormai da anni, e ne parliamo sempre in occasione della nostra pisaniana, da anni purtroppo il governo e lo Stato fanno ben poco per andare incontro alle esigenze, alle, ai problemi, ai disagi veri e propri dei proprietari di queste stupende magioni. E allora iniziamo e lo facciamo con i nostri ospiti come sempre, io ringrazio eh, per essere stato con noi eh, sin dalla prima puntata per organizzarlo ogni volta insieme a noi, eh, Bernardo Gondi, presidente di Azi Toscano. Un grazie speciale a colui che non manca mai le nostre puntate quando siamo qui a Lucca, quasi mai, insomma si libera quasi sempre per raggiungerci e per offrirci il suo punto di vista mai banale, il sindaco di Lucca, Alessandro Tambellini. Grazie. Fatemi dire un grazie speciale ad una donna che, oltre ad avere eh, questo privilegio, io lo chiamo così, ma poi vedremo <ride> che cosa vuol dire avere quel privilegio di vivere in un posto come questo, è anche molto simpatica, affabile alla mano. Grazie alla padrona di casa, Francesca Grabau. Docente di Politiche dell'Unione Europea, la LUIS, quindi abbiamo un docente di Roma che è venuto proprio qua per parlarci eh, dell'argomento eh, appunto di stasera, quindi delle residenze, delle dimore storiche, di quanto costa mantenerle e anche a scuola-lavoro, quindi come i giovani possono prepararsi anche a entrare in questo mondo, in, questa, eh, in, questo, eh, in queste infrastrutture turistiche, perché in, certo, in certi casi lo sono: infrastrutture turistiche con, eh, che movimentano economia e Persone, tanti italiani e tanti stranieri che eh, arrivano e che eh, conoscono sempre meglio l'Italia anche attraverso le dimore. Grazie di essere qui. Al professor Luciano Monti. La professoressa Enrica Lemmi, presidente del corso di laurea di Fondazione Campus, l'Accademia del Turismo, e docente di geografia alla facoltà di Scienze Politiche di Pisa. Professoressa, buonasera. Ultima ma non ultima, colei che ci aiuterà a capire, a conoscere quello che è il programma di quest'anno. Un abbraccio e un grazie e bentornata ad Alessandra Bovio Torrigiani, giornata nazionale del Lazio, passa attraverso tante iniziative che cercheremo di elencare, cercheremo appunto di conoscere il più possibile. E allora Marchese, anche se lei non ama. <ride> Anche se lei non ama essere chiamato così, mi viene spontaneo. Eh, è vero un po' quello che ho detto? Vi vedono un po' a volte dei privilegiati che vivono in posti meravigliosi, ma che hanno anche però a volte delle esigenze, bussano alle porte delle istituzioni. Ma vogliamo ricordare ancora una volta, dopo quattro anni che lo facciamo, qual è il risvolto della medaglia di tutta questa. Il risvolto è che siamo dei disgraziati, non dei privilegiati, <ride> per il semplice fatto che. Mantenere un, un immobile storico vincolato è un peso altissimo, eh, ha delle grosse difficoltà di gestione e siamo obbligati per legge a mantenerlo in ottime condizioni, c'è la prelazione dello Stato in caso di vendita, se non lo manteniamo bene può essere anche espropriato. Mantenere una, un bene come questo vuol dire avere... Mantenere un parco così è una cosa pesantissima. Vuol dire un sacco di, di giardinieri, vuol dire un'attenzione fissa a capire le esigenze delle piante, vuol dire eh, dover collaborare fissi con l'università e con altri istituti per tenere al massimo per curarle queste piante. Una villa come questa vuol dire mantenere i tetti, gli affreschi. Le stanze, la facciate. Eh, quando eh, dobbiamo restaurare un affresco non è come verniciare una casa. Uno che ha una casa normale eh, chiama l'imbianchino non c'ha problemi. Non deve neanche fare per imbiancarla la comunica nessuna comunicazione per i lavori ordinari. Noi dobbiamo fare la comunicazione alla sovrintendenza. Il eh, restaurare un affresco ci vogliono delle persone specializzate, bravissime. Ne abbiamo in Toscana stupende, ma che costano un occhio della testa, chiaramente, perché non è un lavoro che si fa in un attimo. Verniciare una stanza di 100 metri quadri, ehm, un imbianchino lo fa in due o tre giorni. Restaurare un, soffitto di una, di una, un affresco di un soffitto di 100 metri quadri vuol dire tipo avere tre persone per almeno un anno. Allora... Si capisce qui la difficoltà nel mantenere questi beni, che sono beni privati, ma che sono beni che comunque a servizio della comunità, perché se non ci fossero la nostra Italia sarebbe un disastro. Se nelle nostre città, nelle nostre campagne, in cima alle colline, sui poggi, nei posti più impensabili, dove c'è tipo un castello che dà lustro a un piccolo paese e che questo porta del turismo, anche se poi può darsi sia chiuso, può darsi sia aperto, che possa essere visitato, o come si è chiuso perché una, è l'abitazione la, personale del, de, sì. de, del proprietario. Però dà lustro a questo paese, è un punto di riferimento, è un punto di aggregazione, è un punto che porta turismo. Va bene, noi diamo un sacco di lavoro a, a tantissime persone in fondo all'anno sia con una serie di dimore che sono anche attrezzate per essere aperte al pubblico, per, eh, come la residenza d'epoca, che è una legge che siamo riusciti a ottenere qui in Toscana, per valorizzare queste dimore e per poter in qualche maniera reperire delle, delle finanze mm -hmm. delle, mh, per il mantenimento di queste case. Ma, Certamente tantissimi posti è molto più difficile, all'interno di una città è già un pochino più facile mettere in qualche maniera il reddito, a trovare un qualche forma di, 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 di finanziamento, di ristoro da quelli che sono i, il gravame, il peso di queste manutenzioni. Poi ricordiamoci, se uno ha un salone come ci sono alcuni palazzi che hanno dei saloni alti 8 metri, lo sa cosa vuol dire riscaldarli? Riscaldarli, immagino, ecco, ecco guardi, siccome bene, eh, appunto bene, ci siamo oh, tornati un po' in una stagione mh, che non infatti, è più quella primaverile ecco, classica, mi veniva proprio in mente in questo momento mentre parlava. Un, riscaldare un salone alto 8-10 metri, va bene, c'è caso grande 15 metri per, per 8, che cosa ci fa dentro? Niente, non ci si può fare niente. Se fosse lo stesso volume Fria una casa normale ci si fanno cinque <ride> appartamenti. Va bene? lì invece ce, ce lo mantieniamo, ce lo puliamo, ce lo spaziamo, va bene? lo lustriamo. Ogni tanto dobbiamo riverniciare le pareti, ci vuole permessi, ci vuole personale particolare, ci vuole. È tutto un qualche cosa di particolare. Se uno ha una facciata in pietra, ogni pochino ci deve rimettere le mani. Con lo smog attuale si disfano. Per cui ogni poco vanno restaurate. Lei sta parlando vanno... anche del suo, questo cioè il palazzo del mio. Il palazzo Io... Gondi a due passi dal, dal palazzo più importante, Palazzo Vecchio. Insomma. Parlo del mio, ho restaurato le facciate dieci anni fa. Già adesso, ora, fra un mese circa, dovrò rifare un passaggio di risistemazione di ripulitura delle facciate e di riconsolidamento, perché, se no, c'è un risultato. Rischio di, di cadute di Pierre, quindi vanno risistemate. Queste sono delle spese che eh, dovrebbero essere compensate da parte dello Stato in qualche maniera perché il, i privati hanno grosse difficoltà a mantenerlo. E lo Stato, un, noi siamo dei de volontari prestati allo Stato per mantenere questi beni, eh, bene, lo facciamo perché c'è una storia di errore: perché queste, mh, questi palazzi molto spesso, queste ville, questi castelli ci sono arrivati da casa, e quindi ci siamo affezionati. Certo. Ci dispiacerebbe che andassero di, eh, distrutti o tenuti in cattive condizioni c'è anche chi, 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 chi li ha comprati con grande difficoltà e che ha, ha necessità anche lui di mantenerli e non è poché l'uso di questi palazzi come dicevo, avendo tutta una serie di vincoli, non è che si possono fare lavori ritagliarli, risuddividerli eh, non, non si può fare niente di tutto questo, devono restare come sono e quindi è veramente un grosso peso Torniamo con la sua vispolemica perché ci piace, nel senso che eh, ormai la conosciamo anche per questo e anche perché il suo ruolo alla fine è questo. L'Associazione eh, delle dimore storiche italiane è nata negli anni 70 in un periodo di grande fervore dal punto di vista culturale, la nascita del Ministero dei beni culturali proprio in quel periodo c'era tutta un'altra eh, attenzione probabilmente anche a voi, al vostro settore e possiamo dire che è proprio un sindacato dei proprietari. De, delle dimore storiche o non, non vi piace? Questo? Beh, eh, no, no, effettivamente è anche un sindacato, ma è anche un'associazione culturale. Noi chiaramente cerchiamo di aiutare i nostri soci a portare avanti il loro compito di mantenimento di, queste, di questi beni, però cerchiamo anche di fare una serie di attività culturali per fare capire quello che siamo, che cos'è una, una dimora privata. Le dimore private in Italia sono, poi il professor Monti vi dirà meglio i numeri, ma mh, sono la metà del patrimonio, del patrimonio culturale dello, che abbiamo in Italia e quindi se questo patrimonio andasse perso perderemmo metà, metà del, di, di tutti i nostri beni. Italiani. Sindaco Tambellini ha sentito le parole eh, del Marchese Gondi e come eh, sindaco naturalmente le rappresenta le istituzioni, eh, tante le ville stupende eh, a Lucca, eh, appunto come ci troviamo adesso, fuori pochi chilometri dal centro storico. Ecco, in che modo per esempio un comune può andare incontro? Alle esigenze dei proprietari di queste ville? Ma, prima di tutto voglio dire che capisco molto bene eh, la posizione del Marchese Gondi. Tra l'altro, basta pensare al suo palazzo che si trova tra Piazza della Signoria e Piazza San Firenze, esatto. e, quindi eh. la collocazione stessa indica già una storia, indica già un passato di, per, certi, per certi versi straordinario. Ma eh, come sindaco e quindi come responsabile pro tempore del patrimonio del comune. Le condizioni che il marchese ha riportato sono le condizioni che si ritrovano in alcuni edifici nostri. Non dimentichiamo che il comune è proprietario di Villa Bottini. Villa Bottini è stata il prototipo delle ville lucchesi. È una villa della seconda metà del Cinquecento, tra l'altro magnificamente affrescata da un pittore di origine senese, Ventura Salimbeni, belli affreschi tra l'altro di altissima qualità. Abbiamo avuto un preventivo per il restauro degli affreschi. E il preventivo tira 300.000 e qualche spicciolo euro. Ora siamo impegnati con il rifacimento delle gronde esterne perché è cascato un frammento. E quindi, siccome la villa viene usata molto, eh, siamo impegnati con il rifacimento che, così per ridere, ci porterà via tra Persiane e rifacimento delle gronde, più di 100.000 euro, tanto, per, ecco, tanto, abbiamo, per, così a farci tanto per dire per scherzo. Eh. E poi naturalmente la villa richiederebbe di eh, ritornare a un giardino, così come è stato concepito agli inizi, quindi un giardino recuperato firologicamente sarebbe molto bello, sono sogni che ancora si coltivano, però quel patrimonio è un patrimonio essenziale perché la villa è una villa urbana, ma del resto poi il sindaco abita in un ambiente del tutto dimesso come il Palazzo Orzetti, come potete immaginare, <ride> sì. che è un, ambiente, cioè. è un ambiente molto spartano e eh, che quindi non ha bisogno quasi di nulla. Ora, immaginate che anche il Palazzo Orzetti ci piove dentro e il tetto va rifatto assolutamente. Abbiamo colto l'occasione per anche migliorare l'impatto energetico complessivo, per cui rifaremo il tetto, non vi dico quanto spenderemo, perché altrimenti, però questo va rifatto, altrimenti si rischiano dei croli, sì. quindi siamo ben consapevoli di ciò che serve per, per eh, conservare una dimora che è, è sorta nel Cinquecento, in altre epoche e comunque che ha delle caratteristiche. Basta pensare a un luogo come questo, Ecco, voi pensate se tassassimo con la, con la tariffa dei rifiuti eh no, un Contesto come quello che qui vedete. Beh, insomma, sarebbero situazioni davvero molto, molto, molto complesse. Quindi, cosa può fare il comune? Il comune può aiutare, può aiutare calmierando alcuni, eh, alcune imposte, eh, alcuni elementi di imposta. Poi, io credo che su questi aspetti sia necessaria un'impostazione statale, tuttavia, mm -hmm. una, dir una direttiva statale perché. Eh, si, può fa, si, possono fare, eh, si possono prendere dei provvedimenti se tutti insieme collaboriamo a comprendere il valore che situazioni come questa, come quella in cui siamo, hanno generalmente. Non è solo un problema turistico, è un problema di storia, è un problema di mantenimento del passato, è un problema culturale, ma la cultura prima di tutto appartiene a noi, appartiene al nostro paese, appartiene al nostro territorio. Eh, la conservazione di un giardino, visto che, scusate, ma un po' me ne intendo, eh, so quello che, quello che ci vuole a potare siepi che sono 12 metri d'altezza, perché di questo si tratta, oppure a mantenere le grosse piante. Bene, tutto questo. Appartiene a chi l'ha ricevuto, ovviamente, o in eredità, o l'ha acquistato in proprietà, ma appartiene al territorio ah, sì, e sì. a una comunità nella sua completezza. Per cui la collaborazione tra... Eh, enti locali, enti è, locali stato, è stato. Per avere stato, delle direttive precise è fondamentale. Fondamentale. Allora, Francesca Grabau, e poi una domanda anche ad Alessandra Bovia per capire quali sono le novità di quest'anno. Francesca Grabau, eh, quando eh. è venuta a vivere qua in questa villa stupenda, eh, la villa appunto che porta il suo cognome. Ma eh, dunque io abito in questa villa da bambina, ci sono praticamente nata anche se sono nata a Roma. Eh, Grabau però, era la tresia di origini tedesche, de, anzi, carolina, anzi, proprio tedesca, carolina, e, sì. no? carolina, e il marito l'aveva comprata. L'aveva no? comprata, sì. Perché prima diciamo che stata questa famiglia famiglie, si era insomma. trasferita a Livorno perché questo mio trisavolo nell'Ottocento. Sì, nell Nell'Ottocento era un armatore, sì, era un mercante. E a Livorno era un centro importantissimo certo. per quell'epoca all'inizio dell'Ottocento. Certo. E anzi, addirittura prima, fine Settecento, e niente: poi hanno cominciato a investire anche in dimore di campagna e si sono comprati diverse ville nella zona. E qui Carolina allora, Frabau viveva eh, sì, tutti i giorni? Sì, sì no, beh, vivevano anche a Roma. Anche a Roma. Sì, la famiglia diciamo che principalmente viveva a Roma. Poi negli anni 70 suo padre, il padre appunto della nostra Francesca, decide di stabilirsi da Roma in pianta stabile qua, perché? Sì, eh, si stabilisce qua perché ha degli interessi economici in zona, questa è una zona di cartiere, lui possedeva una cartiera, ecco. e io sono venuta a studiare a Pisa all'università dovevo occuparmi anch'io della cartiera, poi varie vicissitudini eh, hanno cambiato il corso della storia, diciamo della mia storia personale. E che è successo? E niente, mi sono occupata di ben altro, mi occupo di pubblica amministrazione. E, quindi, okay. e poi, eh, diciamo, il mantenimento di questa struttura, che è veramente una cosa. Piuttosto sì. e pesante. Sì. Chi, chi Oneri e onori. Oneri e onori. Chi sta poi dietro in definitiva a questa casa? Mai. Lei personalmente, tutta la famiglia. Sì, tutta la so. famiglia, eh. anche la nuova generazione, anche perché sì, anche i figli stiamo cercando di coinvolgerli. All'inizio un po' titubanti, però adesso si sono fatti... Al questo modo, mi perdoni il termine, la mettete anche a reddito? Eh, la mettiamo a reddito, bisogna inventarsi sempre qualche cosa. Non è stato facile perché eh, soprattutto le dimore di campagna hanno effettivamente difficoltà nella messa a reddito non è facile affittare e nel nostro, caso, avete nel nostro fatto... caso abbiamo trovato questa risorsa nel, gente che è veramente appassionata di beni storici, di giardini e che decidono di coronare il loro sogno d'amore in un posto un po' e speciale ebbe, e quindi, e questa quindi cosa, cerimonie, cerimonie, matrimoni, matrimoni e... poi, il Comune ha incoraggiato, incoraggiato il Comune perché incoraggia perché poi in modo che... Eh. Abbiamo sì, ehm, fatto una convenzione con il comune di Lucca che ci consente di celebrare i matrimoni proprio qui nel parco, ah, nella stupendo. villa. Questa è una cosa molto, molto positiva. Certo, senza dubbio. E questo, insomma, è già, è già una storia. Poi continueremo a conoscerla meglio: la storia della famiglia eh, Grabau e della Villa Grabau. Eh, grazie a, alla nostra Alessandra Bovio-Torrigiani, volevo sapere qual è. Uh, qual è insomma, una, una caratteristica, un paio di caratteristiche che rendono questa giornata diversa dalle precedenti? Intanto si sono aggiunti dei territori che gli anni scorsi non, non avevano, ma si eravate a 100 dimore, che hanno 100 dimore a in Toscana in su 320 in Italia, vuol dire che copriamo. Un terzo di questo evento lo copriamo in Toscana. Ricordiamo Domenica 27, eh. chi decide di aprire il giardino, sì. il cortile, eh, il parco della propria sì. villa? Ok, ma c'è abbastanza libertà, nel sì. senso che c'è chi può aprire sì. eh, la, 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 la residenza, la dimora vera e sì. propria, il castello, c'è chi decide di fare iniziative di vario genere, Beh. per esempio? Per esempio, in Giardino Torigiani, per l'appunto, eh, si esibisce il quartetto d'archi della scuola di musica di Fiesole, dei ragazzi. Eh, nel palazzo Bertolini-Salimbeni viene aperta eh, la collezione di arte moderna del, della Fondazione Casamonti, eh, per esempio nel centro di Pisa il palazzo Ruschi viene fatto visitare tutto con le guide. Comunque quella delle, delle visite all'interno è una scelta del proprietario. Diciamo cioè, che. C'è una libera scelta ovviamente, se apri. uno decide di aprire, apre, c'è cioè chi apre a pagamento, chi liberamente. E invece vogliamo ricordare che l'apertura dell'esterno, della parte esterna è gratuita. Esatto. Eh eh? no. E esattamente e in teoria anche il resto però eh, ci sono varie modalità dipende dall'impegno certo. dall da quanto è impegnativa la dimora professor Bono, no, nel palazzo Bononi addirittura offrono un drink palazzo Bononi a, a, a Pontremoli, Pontremoli mi pare Pontremoli. insomma in Lunigiana. in Lunigiana lui addirittura chi offre, offre le... a, chi, a chi viene offre gratuitamente certo, ognuno ha il suo modo rinfresco. di essere ospitale, no? noi <ride> andiamo anche a Villa La Noce adesso Vico Pisano per parlare di Musica Arte, un'associazione che coniuga la bella musica appunto con la conoscenza delle memorie storiche. C'è per noi con nostra, la nostra Teresa Sichetti Sandra Landini. Sentiamo! sera Carlotta, sei stata tempestiva, è appena finito il concerto. Questa sera siamo per il Festival Music Arte, ehm, qui a Villa Rita, a Noce. Abbiamo appena ascoltato due artiste spagnole, Anna Ferrera e Maria Eugenia Box, con un programma veramente interessante. Questa è la settima tappa del Festival Music Arte. Un festival che eh, sta attraversando tutte le ville del Lungomonte Pisano e che porta eh, in, questo, in questa manifestazione gli artisti eh, di fama internazionale che vengono da tutto il mondo, ospiti appunto di questa manifestazione. Eh, questa sera abbiamo avuto tantissimo pubblico, come sempre, e eh, un grandissimo entusiasmo in questa bellissima villa veramente suggestiva che fa parte appunto di questo patrimonio delle ville del Lungomonte Pisano. thank you Anche la cucina, e quale cucina? In questo caso stiamo parlando di, del catering, Aurora Catering di Pisa, Cascina, c'è anche naturalmente eh, la parte di Pisa, abbiamo parlato tanto di Luca, ma c'è anche Pisa, con eh, in questo caso Marcus Savoldelli, Antonio Campanale lo salutiamo. E allora, per quanto riguarda il piatto di stasera, che piatto della Pisaniana abbiamo, caro Marcus? Allora, per stare in stagione abbiamo gli asparagi, abbiamo gli, le zucchine dovevamo portare le fiori di zucca ma non li abbiamo trovati sul mercato per il maltempo eh. e facciamo questo risotto con asparagi e zucchine e champagne Allora, iniziamo dal risotto che è un... Carnaroli Ecco, e poi vedo un po' di soffritto di, di cipolla bianca Del burro Burro e ne po'... vedo a volontà, ah, già io non ho bisogno sì, di microfono, no, era, era la bacinella che era grande, allora ne ho messo un po' di più Un po' di Perché se la spariva Ecco, cos'è questa salsa verde? e della crema di asparago. Crema di per asparago legare il risotto che hai fatto emulsionando da un po' di asparagi un bolliti. Po di, esatto, mm. esatto, E poi abbiamo degli asparagi appunto che sono stati un po' sbollentati e tagliati a fettine, insomma, piccole. Esatto, esatto. Abbiamo poi del... del parmigiano. Parmigiano, poi le zucchine invece sono state fatte Sono state po'... tagliate a crudo, a crudo. soltanto a filangee. Crudo a filangee. Allora, inizi naturalmente con con del burro. Con il burro, con del burro il soffritto, tosto il riso poi eh, porto in cottura, aggiungo i carciofi, le zucchine a fine cottura, la crema di, di, di asparagi, manteco con eh, parmigiano e burro. E Alla fine sfumo con il. Ecco. Prosè, il, non, il usi, non usi nessun tipo di brodo tu? Sì, ho del brodo vegetale per Hai bagnare. del brodo vegetale sì. quando hai fatto Va. un po' col sì. riso all'inizio, prima di mettere oppure no? Dopo la tostatura. Dopo la tostatura. Col brodo. Sì, Va, bene. Va bene, poi ritorniamo naturalmente e vediamo l'opera che si sta creando, eh? questa opera mm. culinaria che poi insomma i nostri amici assaggeranno e poi parleremo anche dei vini, dei vini che usi dei vini migliori per accompagnare tutto questo. Allora, prima di andare in pubblicità. Io vorrei, abbiamo sentito insomma le, le, la polemica che, sta, uh, che si abbina poi a tutto quello di meraviglioso che c'è da vedere in tutta la Toscana in questa uh, giornata del Lazio con le dimore storiche aperte il prossimo 27 di maggio, sicuramente anche lui, anche il Presidente nazionale avrà molto da dire su quella che è la situazione italiana per i proprietari delle dimore storiche. Stiamo parlando di Gado della Gherardesca che abbiamo intervistato. Buonasera Carlotta, allora siamo qui alla villa di Corliano con il presidente nazionale Gaddo della Gherardesca. sentiamo allora qual è la sua opinione. Gaddo che cosa ne pensi? Ma, eh, dunque parlando della giornata nazionale voglio ricordare in un momento in cui tutti dibattono che dovremmo uscire dall'Europa, dall rimanerci, in realtà la giornata nazionale noi il 27 maggio la facciamo perché è la giornata della cultura europea la cultura. La cultura è questa cosa di cui tutti parlano ma che pochi frequentano. Invece sarebbe bene frequentarla sempre di più, specialmente noi italiani che della cultura dovremmo essere i detentori. Ricordiamoci che il nostro è un paese che va dalle malghe austriache alle case arabe della Sicilia, quindi offre un panorama assolutamente unico. 400 case, Lazio aprirà 400 strutture il 27 di maggio, questo è quello che noi facciamo, con che scopo? Con lo scopo, di, quello scopo che ci ha insegnato poi il FAI perché non bisogna essere quello che fanno gli italiani sempre settari, sempre particolaristi, io sono un ecumenico per cui riconosco al FAI un grandissimo merito, quello di aver creato la coscienza nella gente della bellezza e della cultura. Quindi vi dicevo noi apriremo 400 case ma non lo faremo soltanto noi, lo faranno anche tante altre associazioni. Nel comunismo delle dimore storiche abbiamo deciso di allargare, rimanendo noi maestri e donne, visto che parliamo in terra di Pisa, Rimanendo maestre donne della, della, diciamo, della strategia da, da assumere abbiamo deciso di collaborare strenuamente e tu, quasi tutti i giorni con altre associazioni. In Italia qui dietro il Monte San Giuliano c'è Lucca, Monte San Giuliano per lo quale i, i San del Lucca non ponno dicevo, diceva Dante Alighieri, c'è Lucca, Lucca cosa c'è? Lucca c'è l'associazione la, delle ville lucchesi, è un'associazione locale, che però sotto l'ombrello dell'Azi opera, così come opera l'Associazione delle Ville Venete, l'Associazione dei Castelli Parma e Piacenza, cioè cosa stiamo facendo? Noi stiamo da un lato esprimendo quelli che sono i problemi, i miei colleghi e amici li hanno, li hanno enunciati, ma al di là dei problemi ci sono le opportunità. Io sono figlio del detto aiutati che il CELT aiuta, non ho mai atteso gli aiuti da parte di nessuno, mi sono alzato sempre alle 7 di mattina e sono andato a letto a mezzanotte dopo aver lavorato tutto il giorno e mi sono sempre trovato bene. In questo senso quindi noi vogliamo utilizzare il 27 di maggio per esprimere agli italiani la nostra volontà di andare avanti, perché un paese come questo non può arrendersi, un paese come questo deve assolutamente riprendere in mano le opportunità che detiene. E allora, Portini, giardini aperti con sottofondo musicale. Voi immaginate che spettacolo in tutta la Toscana? Il prossimo 27 di maggio con la giornata dell'Atene, giornata nazionale, perché in realtà è nata in Toscana l'iniziativa, è eh? vero, Presidente? È nata 23 anni fa? L'iniziativa è nata, no, no, abbiamo... siamo fatti 30 anni in Toscana ah. e sono 8 nazionali. Quest'anno poi è particolarmente importante perché all'interno della sede. La settimana europea della cultura. L Abbiamo scelto proprio di fare il 27 di maggio perché è la, perché è la settimana europea della cultura e chiaramente con l'apertura di queste dimore si celebra, il, diciamo, la maniera migliore di celebrare la cultura in, in, in tutta Europa. Certo. Alessandra Bovio Torrigiani, eh, ci sono varie iniziative dicevamo, che hanno a che fare con la musica, forse più quest'anno che gli, altri, gli anni precedenti? Sì. Direi di sì, perché sia, è stata coinvolta sia la Scuola di Musica di Fiesole che altri ensemble, naturalmente uh -huh. in giro per tutta la Toscana, compreso Palazzo portando. Gondi che fa un excursus di musiche relative diciamo, al periodo dei Gondi di Retz, quindi piuttosto antiche, mentre la Scuola di Musica di Fiesole ci manda quattro gruppi di ottoni, archi, arpe, eccetera, eh, che viene dislocato. Nelle altre edizioni non c'era questo. C'era, ma non in maniera così massiccia. E poi qui in, in zona anche altre persone propongono, per esempio nella zona di Pisa, gli eh, ensemble di chi volesse Lietosia, che è questa associazione musicale che ha sede eh, in Bilatadini, uh -huh. e quindi si esibisce anche... In, in, in una di queste ville di Bucata allora, Pisa? Allora, sono una trentina, le di, 30 le dimore in, a Firenze sì. eh, che aprono, 9 Sei a Pisa, 6 nel Casentino, nella Campagna Retina 12 in Lunigiana, 4 fra Lucca e la Versilia. Eh, quali sono le zone nuove diciamo che, che hanno visto la partecipazione? Allora, Pistoia conoscenze? per esempio la Valdinievole per esempio eh, il Mugello è arrivato da, pochi, da poco tempo uh -huh. Arezzo prima lo faceva adesso poi ha smesso poi adesso è tornato perché abbiamo un delegato su Arezzo che si dà da fare e eh, anche molto, certo. molto merito dei delegati locali che ah, contattano ecco. i proprietari e, e individuano insieme le dimore da aprire stimolano, riuniscono c'è cioè, un'attività sul territorio molto fatta bene allora, a proposito di Dimore Lucchesi, torniamo alla nostra padrona di casa, Francesca Grabao. È stato aperto uno champagne? Eh? Bellissimo, porta fortuna, ci piace. Allora, Francesca Grabau, quali sono le iniziative che avete pensato per questa giornata in questa, in questa villa, in questo giardino stupendo? Naturalmente sarà il giardino aperto oh, come sempre, eh, ma anche le stanze all'interno della, della dimora? Sì, sono visitabili le stanze al piano terra perché al piano, ai piani superiori viviamo noi. Anche perché per arrivare qui alla limonaia, gioco forza, forse bisogna passare sì, sì, no? sì, dalle stanze. Sì, attraversa il parco e quindi è bellissima questa... Questa prospettiva sud-nord attraversare i saloni. Ecco, io visitare. mi ci sono trovata sola prima in questa prospettiva, mi sono un momento persa perché questa bellezza naturalmente lascia a volte veramente senza parole e senza fiato. Prego. E, e niente, quindi sarà possibile poi eh, visitare il parco che è piuttosto grande, sono quasi 9 ettari, eh, abbiamo delle piante monumentali catalogate dalla regione toscana, eh, siamo il parco con più piante catalogate dalla regione toscana, abbiamo delle... Eh, no, un momento, piante, questo si interessa, cioè il sì, parco privato, sì, ovviamente, sì, privato, sì. con più piante. Sì. Per esempio che, che, che piante avete? Eh, bah, abbiamo? Leccio, Cedro forse, del Libano no? di 35 metri Beh. e quindi proporzioni platano anche di altrettanto di altezza. Anch'esso sui 35 metri, abbiamo un calocedro eh, dell'incenso, eh, Calocedrus decurrens, che è una pianta di una trentina di metri. E, e quindi questi diciamo sono gli esemplari più mastodontici, quindi colpiscono per la, sua per la loro dimensione. E poi esistono anche delle piante piuttosto rare, abbiamo questa Quercus andleiensis, che è una. Specie, un incrocio tra un leccio e un rovere, e quindi ha delle foglie particolarmente con la forma allungata, lucente, molto. Senta, molto... quanti giardinieri o comunque quante persone dedicate a questo ecco, patrimonio questo, verde? Ah. All'epoca di mio nonno credo mi raccontavano che c'erano 10-12 persone che ci lavoravano. Oggi, eh, come oggi, nessuno può permettersi una cosa del genere e quindi oltre a lavorarci personalmente il sabato e la domenica, eh certo, <ride> abbiamo minimo. due o tre persone, soprattutto nel periodo estivo, eh, vanno rinforzate perché non, non sarebbe possibile, ci sono non so quante centinaia di metri di siepi da tenere. Beh, complimenti perché veramente quindi... per essere appunto voi di famiglia e qualcuno che nel periodo più, più caldo vi dà una mano è veramente tenuto alla perfezione, con grande precisione. <ride> Un tipo di architettura, eh, diciamo, di giardino che, che rispecchia quelle che poi erano le case Sindaco, eh, quali sono le caratteristiche un po' in generale delle case Lucchesi, delle ville Lucchesi e dei giardini Lucchesi? Ma la Villa Lucchese ha una tipologia molto precisa. Dicevo che il prototipo, uno dei prototipi è Villa Bottini, con l'apertura verso sud, che corrisponde all'apertura verso nord, è un salone centrale eh. al, al piano terra, normalmente un seminterrato che serviva per i servizi. Poi le stanze che si aprono lateralmente e una scala che porta al piano superiore, il piano superiore che può avere poi anche un piano ribassato del sottotetto. La tipologia delle case è questa: molto spesso nella parte posteriore compare un colonnato, quindi un portico, mentre le facciate sono sempre di solito. Eh, marcate con delle pietre che eh, incorniciavano le finestre, cioè, si tratta della, pietra, della nostra pietra, la pietra di Matraia, la pietra serena. Questa è una tipologia, la tipologia tipica. Poi ci sono diverse epoche per le, per le, per le dimore lucchese. Lucchesi si parte dal Cinquecento, ma ci sono anche dimore gotiche, perché si, anche in epoca precedente si hanno alcuni esempi di grande significato. Poi si arriva ai grandi esempi barocchi. È il momento di massimo splendore per, per queste dimore che si trovano gran parte in questa zona, perché questa era la zona ricca d'acqua. Dietro abbiamo montagne di mille metri, abbiamo, abbiamo la montagna delle Pizzorne, il gruppo delle Pizzorne. Quindi, quindi con, San a San con una, una grossa quantità di acqua che poteva alimentare le vasche, poteva alimentare i giochi d'acqua, là dove sono, perché esistono anche ville con quelle caratteristiche. Poi si arriva a un'evoluzione ottocentesca della villa, eh, anche questa normalmente di grande, di grande interesse, i parchi sono, erano disegnati in duplice maniera, primo per essere un luogo di, di delizia, c'è una, un, una celebre frase che è stata scritta su una villa di Vorno, vivi nascostamente, perché? Perché le, il giardino riproduceva per molti aspetti il luogo riparato in cui si poteva mh, riprodurre una perfezione di vita. Poi il giardino però serviva anche come orto. Eh, anzi, le ville del Cinquecento avevano spesso un ambito fortificato, quindi un muro che faceva da fortificazione. Cito la villa, la villa Spada di Monte San Quirico: perché? perché era la villa che doveva garantire la sussistenza di fronte anche ad attacchi che all'epoca potevano esserci nel dissidio tra le varie famiglie, poi alla, alla fortificazione vera e propria si è sostituito il muro di contenimento del giardino che assicurava quella riservatezza naturale per chi eh, godeva delle delizie del parco. Quindi la villa che era veramente un luogo di delizia. Grazie a queste lezioni di storia anche di architettura del nostro sindaco, del sindaco di Lucca. Allora andiamo a parlare con innanzitutto eh, il nostro professor Luciano Monti docente di politiche dell'Unione Europea la Luis Guido Carli di Roma che insieme al, alla fondazione Bruno Visentini ha realizzato vari studi è vero professore su questo tema di cui abbiamo parlato eh, stiamo parlando quest'oggi il tema delle dimore storiche. Allora, gestione e valorizzazione delle dimore storiche: quali sono le criticità secondo gli studi che avete eh, fatto alla LUIS e eh, citiamo anche il dottor Cerroni che ha collaborato col professor Monti? Allora, sì, innanzitutto la principale criticità è l'alto numero delle dimore storiche. Noi abbiamo eh, censito circa 30.000 unità abitative per farvi dare un'idea un po' anche agli spettatori. Poi immaginate che negli Stati Uniti, considerando dimore storiche anche quelle degli anni 50, perché gli Stati Uniti naturalmente devono, eh, partono dal XVIII secolo, e arriviamo agli anni 50 del secolo precedente, ecco, tutte le dimore storiche censite e vincolate negli Stati Uniti non raggiungono il numero delle dimore storiche della provincia di Siena. E quindi oserei forse dire anche della provincia di Lucca. Quindi un intero continente non ha le dimore storiche private. Che abbiamo in una provincia italiana, della Toscana, ma probabilmente anche di altre realtà del nostro paese. Allora, abbiamo qui un numero elevatissimo, questo 30.000 di more storiche eh, si dividono in realtà circa la metà in, in palazzi, eh, 7.000 circa sono le ville e altrettanti i castelli. La metà di tutto questo patrimonio, un'ulteriore complicazione, non è urbanizzato, ma è in extraurbano, le ville sono quasi tutte all'esterno, no? il 46% delle dimore storiche sono extraurbane, cioè sono fuori da un centro urbano e quindi anche spesso difficilmente collegate con, eh, il centro, con, con i centri storici, quindi con i centri di interesse. Della, della città ma la criticità maggiore e qui veramente io mi sento un privilegiato perché sono l'unico che non possiede una dimora storica e quindi non ho questo onere me, qui ne si posso passa, assumo... da me che dico privilegiati ecco, chi ce l'ha perché ecco, la vorrei tanto avere esatto. ma capisco ora più che vado esatto, avanti più che capisco esatto. insomma, no, di... io, noi siamo doppiamente privilegiati perché ne stiamo godendo senza <ride> avere senza bravissimo di esatto allora eh, il, la criticità maggiore è appunto. Um, prima anche um, Gondi l'ha riferito ai costi estremi di manutenzione ordinaria e straordinaria di queste dimore, ma proviamo a, fare, a dare dei numeri no? quanto, quanto è l'importo. Cons, considerate che abbiamo fatto ormai da tre anni um, col, con le dimore storiche, stiamo facendo un censimento e intervistando quindi, con dei formulari mh, a campione molti dei proprietari delle dimore stesse, e la stima è di oltre 3 miliardi all'anno. 3 miliardi all'anno significano 33 miliardi in 10 anni, una somma che fa, vale una manovra finanziaria. Questi, eh, questi, 33, milia questi 33 miliardi dell'anno passano dai 60 mila eh, euro medi no, di, una, di una dimora più piccola per arrivare a grandi dimore che superano anche il milione di euro all'anno di, eh, di spese. Tant'è che noi, a noi piace chiamare questi proprietari più che dei proprietari di dimore storiche dei veri e propri custodi, cioè sono i custodi di un importante eh, patrimonio del nostro paese. Questo è il lato negativo, se mi posso permettere il lato positivo di tutto questo, eh, mi piace Pensare che grandi, questo patrimonio, compreso anche quello pubblico al quale prima anche il Sindaco faceva riferimento, è un po' il petrolio del XXI secolo. E quindi, se è vero che eh, nella provincia di Lucca o di Siena eh, risiede la, un patrimonio superiore a quello degli Stati Uniti, probabilmente noi siamo il, la, la futura eh, Arabia Saudita, nel senso che eh, il petrolio sta per finire, con questa risorsa non ci sarà più. E se lo vediamo sotto Dopo un filo, ecco, sviluppo economico, questo. diciamo che noi siamo seduti sopra un importante Professore, fattore. Professore, però c'è un rapporto un po' particolare fra patrimonio storico privato e Stato, c'è una crisi di fiducia forse? Sì, eh, noi abbiamo eh, da tre anni intervistato sempre campioni i proprietari delle dimore, chiedendo loro quanto sarebbero stati disponibili a investire di più in caso di un contributo eh, dello Stato e la percentuale che peraltro rimane ancora, eh, rimane ancora molto elevata e io credo che sia elevata perché queste spese spesso sono improcrastinabili, cioè vanno comunque sostenute e quindi non credo che uno non possa fa, le fa comunque, però diciamo che eh, se tre anni fa l'87% dei proprietari eh, si dichiarava disponibile a incrementare l'investimento con un contributo, oggi è sceso all'82%. Eh, aggiungo anche il fatto che eh, non c'è solo un problema di eh, promettere delle risorse, ma è anche poi mantenere le risorse, perché una legge spot che possa magari per poco tempo assicurare un contributo. Eh, non ha, ha l'efficacia invece che è necessaria per tutelare questo patrimonio e qui io direi aggiungo anche il patrimonio pubblico perché poi il sindaco lo, lo diceva benissimo prima il problema accomuna pubblici e privati il problema in Italia è che abbiamo pochi, so, poco denaro per, per, per mantenere questo patrimonio e questo denaro è scostante cioè non è costante ne negli anni qui dobbiamo parlare di decenni cioè un investimento una ristrutturazione può l'ho visto per un affresco magari due anni, ma magari per opere ancora più complesse anche dieci anni. Yes. E, e concludo con una cosa: c'è anche un problema di certezza finanziaria. Purtroppo, soprattutto nelle regioni italiane, il denaro, anche europeo, arriva, ma prima oh. di arrivare ai cittadini. Ai beneficiari passa troppo tempo. Passa troppo tempo. E allora sulle criticità, ma anche sulle risorse, questo petrolio del ventunesimo secolo, torniamo a sentire che cosa ne pensa il presidente dell'Azi Nazionale, Gaddo della Gherardesca. Allora, ancora un saluto, Carlotta, siamo sempre qui alla villa di Corliano, sono sicuro che Gaddo avrà molte cose da dirci a questo proposito. Gaddo, a te la parola. Sì, a me la parola, ma agli altri il fatto di far giungere le risorse sul mercato alle quali queste risorse appartengono. Eh, giusta la obiezione di Luciano Monti? Devo dire che l'ultimo governo eh, ha fatto, ci ha messo del suo per agevolarci. E noi siamo riusciti a ottenere eh, che venissero quantomeno liquidati i vecchi debiti che lo Stato ha contratto con i privati e non sono. Noccioline o peanuts, come dicono gli inglesi, perché si parla di 150 milioni di euro. C'è una previsione di liquidazione di questi soldi. In tre anni questi saranno una linfa utile, non soltanto per i privati, ma anche per i comuni, anche per gli enti ecclesiastici, per finanziare quei lavori sui quali erano stati ottenuti i contributi, lavori eseguiti, ma contributi mai ottenuti. Il problema dell'Europa è, è un problema costante, credo, un po' in tutte le attività, dall'agricoltura. In avanti. Eh, arrivano i soldi, poi si perdono nei meandri, meandri dell'inefficienza dello Stato e spesso anche nei meandri del malaffare. L'altro giorno ho scoperto eh, che un amico mio che ha dei terreni in Abruzzo, eh, non riceve i contributi perché i, suoi, i contributi sui suoi terreni li incassa uno in Calabria, per cui in Italia c'è anche questo. Bisognerebbe che lo Stato vigilasse di più, bisognerebbe che gli enti pubblici. Con tutto rispetto, si dessero un po' più da fare in questo senso e credo che quindi a quel punto lì saremmo tutti soddisfatti. Ma noi, nel frattempo, eh, sempre riprendendo quanto vi ho detto prima, aiutati che getta aiuta, non è che ci arrendiamo. Noi ci siamo mossi, abbiamo da un lato fatto un'operazione simpatia nei confronti del pubblico per trasmettere al pubblico la nostra volontà di risorgere quindi una volontà positiva, la determinazione, quindi non la rendevolezza alzando le mani, ma combattendo a faccia aperta, siamo in questo senso, siamo stati poi eh, diciamo, considerati un, un elemento utile, perché abbiamo fatto riscontrare come nel territorio, eh, noi siamo, nel territorio italiano noi siamo la piccola e media impresa culturale, nei paesi, a Corliano dove mi trovo in questa bellissima casa ma a Corliano non è che ci sono industrie, attività Corliano è un paese ex agricolo dove c'è della gente che sta qui, c'è dei negozi sicuramente l'attrattore della villa di Corliano porta soldi, porta risorse e questo in ogni piccolo paese d'Italia e quindi l'associazione che oggi conta 4.500 soci ma che insieme all'associazione Sorelle può sommare 6-7.000 operatori in Italia, è una, è una fonte di economia, oltre che di storia e di memoria, perché ricordatevi che chi non ha la memoria non sa dove andare, vi capita mai di leggere ha perso la memoria, non sapeva dove fosse casa sua. Ecco, se uno perde la memoria, fisicamente gli succede quello, ma eh, politicamente, socialmente, in tutti gli altri aspetti, gli succede anche di peggio. I paesi vanno a tracollare quando non rispettano il passato quando non conoscono la propria storia. Io in particolare oggi mi trovo a ripercorrere un percorso che, la mia che alla mia famiglia apparteneva qualche centinaio e centinaio di anni fa, perché noi siamo stati anche per lungo tempo pisani e quindi mi sento un po' a casa anche qui, ma io ho rispetto dopo... Finito qua mi recherò a San Francesco per vedere la situazione della Chiesa, ma perché bisogna occuparsi? È cosa comune, è una memoria comune e questo lo vedo e lo riscontro quando noi apriamo le case, quelle che non sono aperte, perché ce ne sono alcune che sono chiuse, ma moltissime sono aperte. Quando la gente viene, vuol sapere, la gente è curiosa di capire cosa è successo nel passato per decidere cosa debba succedere nel presente e nel futuro. A parlare con uh, i docenti in questo settore, beh, sappiate che esiste un'accademia del turismo, corso di laurea della Fondazione Campus, c'è qui la professoressa Enrica Lemmi. Allora, innanzitutto, quando è nato questo corso di laurea e quando è nata questa Fondazione Campus? Sì, la Fondazione Campus opera da 15 anni ormai sul NECA. Grazie a un'iniziativa privata in cui però ci sono tre università pubbliche, Pisa, che è anche poi la mia università, Pavia e Lugano, che garantiscono i corsi di laurea. Poi in, in anni più recenti il nostro presidente, che è un filosofo, credo, ai più noto, che è appunto Salvatore Veca, ha uh, dato l'avvio a questo nuovo progetto proprio anche per reinterpretare in linea con i tempi quella che è la formazione eh, accademica di tipo convenzionale. Si esce dalla vostra accademia, diciamo così, sì, tecnici, allora, dirigenti. Sì, abbia, cerchiamo con l'accademia di coprire un po' tutta la filiera. Del il turismo, quindi andiamo naturalmente dai manager dai profili eh, che escono dai corsi di laurea con varie specializzazioni fino ai buoni tecnici, buoni operatori e in particolare, visto che qui oggi parliamo proprio del patrimonio storico monumentale legato alle ville, mi piace anche ricordare che noi abbiamo una scuola qui vicino a Lucca San Gennaro, scuola MAID, che significa proprio management dell'accoglienza e discipline enogastronomiche. E in quella scuola, che oggi è di una fondazione partecipata anche dal comune di Lucca e dal comune di Capannori, noi abbiamo questo uh, percorso post diploma che dura un anno. Sei mesi i ragazzi vivono all'interno del palazzo e fanno quindi anche un'esperienza di vita prima ancora che di formazione e sei mesi sono in stage in Italia e all'estero. La scuola è una scuola che ha un taglio sicuramente da un punto di vista culturale con quelli che sono i contenuti che noi riteniamo fondanti per fare una buona accoglienza e avere quelle competenze per garantire il percorso legato al food. Siamo però anche molto attenti ai laboratori, per cui accanto a, ripeto, a una didattica convenzionale fatta con i docenti universitari di Pisa, di Padova e di altri grandi Atenei, garantiamo però anche dei, labor dei laboratori che formano proprio questi ragazzi dandogli un approccio molto concreto, molto learning on the job. La fondazione eh, è privata, Dunque sì, carico. la fondazione è una fondazione è una no profit e come ho detto prima ha dei finanziamenti di tipo pubblico e poi anche c'è cioè una partnership privata. I ragazzi ci accedono come specializzazione post laurea oppure Dunque essere... sulla parte corsi di laurea ci cioè, accede attraverso un test d'ingresso che è normato secondo il regolamento dell'Università di Pisa, che poi è l'università che rilascia il titolo di laurea con equipollenza sugli altri Atenei che fanno parte del consorzio e quindi abbiamo un numero chiuso e un test d'ingresso okay. che si fa ai primi di settembre. Mentre sugli altri prodotti cosiddetti post diploma, quindi scuola Made, ma anche un ITS sul management alberghiero e anche un IFTS che stiamo proprio sviluppando ora, che è stato aperto da Gado della Gherardesca, che è venuto da noi a ottobre e ha lanciato questo percorso, che è ehm, diciamo un corso formativo all'interno della grande raggruppazione. Degli FSE, quindi finanziato con il Fondo Sociale Europeo, è un percorso che abbiamo vinto attraverso un bando della Regione Toscana e questo è proprio dedicato all'operatore, alla una figura, quindi tecnica, per valorizzare e promuovere. Le ville e il patrimonio eh, nel contesto. Di questo argomento dali, poi ritorneremo sì. più tardi a parlare con il professor Monti, perché di scuola-lavoro e del rapporto insomma fra il mondo dell'istruzione della scuola e il lavoro. Torneremo a parlare tra poco, sempre legandoci a questo evento del 27 maggio dell'Azzi: le ville, i giardini delle dimore storiche aperti eh, Torniamo invece qua con nostra Aurora Catering a vedere come sta andando il nostro piatto di stasera, questo risotto agli aspetti. E le zucchine, che più primaverile di così non potrebbe essere, vero Marco? Esatto. Marcus, esatto. da dove vieni? In Germania. Ah, Germania. tu sei, ma parli mamma un italiano perfetto. Sono cresciuto in Italia. Quindi Grabau, Marcus, noi abbiamo molta Germania stasera. Poi, fra l'altro, mi hai fatto venire in mente una domanda che vorrò fare più tardi. Allora, Marcus, eh, raccontaci di nuovo che cosa hai fatto per chi non ci ha seguito finora? Allora, abbiamo tostato il riso Carnaroli. Carnaroli. Senti, ma perché lo dicono tutti? Solo il carnaroli? Perché solo il carnaroli? Perché è il più adatto. Ma allora gli altri è che servono, insomma, voglio dire, no? Ma dire, si, no? Usa, ma si usano per minestre, per, esempio, no? per ah. fare arancini, per fare risi freddi. Certo. Però certo. il carnaroli è quello che serve. Per i risotti è solo quello, ok. Ma non solo quello. ma, per però... i, ma perché a chi piace l'integrale? Ma va bene anche l'integrale, però molla, mo ma non saprei di preciso adesso, mi prendo un po' a spoverlo. Va bene, va bene, va bene, sto facendo delle domande che Un esulano. po' troppo tecniche, Allora, diciamo, allora ma, sì, hai tostato eh, un pochino il, il riso, il riso dopo aver soffritto di cipolla, di cipolla ho hai bagnato, bagnato, bagnato col con... brodo, vegetale. brodo vegetale, a fine cottura abbiamo messo poi la zucchina e l'asparago. Sì. Poi siamo andati in mantecatura con il burro e il parmigiano. E la cremina d'asparago. E la cremina d'asparago. Ok, e, e poi? poi? Alla fine abbiamo bagnato con lo, lo champagne, abbiamo millesimato qua perché non abbiamo lo champagne a portata di mano. Ok, e abbiamo sentito proprio tatatà la star. E l'abbiamo messo alla Bene. fine per esaltarne il sapore e... E, e quanto, quanti, qua, un minutino dopo che hai bagnato, vero? Un minutino. Non A fine cottura, fine cottura, per lasciare i, i sapori. Va bene, vediamo l'impiattamento tra poco e anche il bicchiere di vino che eh, avrai pensato più adatto. Grazie per il momento, ci fermiamo, andiamo in pubblicità, siamo in ritardo da morire, mi stanno facendo delle brutte facce dall'altra parte. Ci ritroviamo tra poco con la terza parte della Pisaniana e l'iniziativa iniziativa del Lazio eh, del prossimo 27 maggio, tra poco. Música tornar L'associazione del delle dimore storiche italiane che in Toscana conta tante dimore 100, vero? Siamo arrivate a 100 un numero tondo che aprono i loro giardini i loro cortili il 27 di maggio prossimo stavo guardando quante sono le iniziative eh, particolari pensate ci sarà l'apertura di Villa il Castellaccio eh, in Val di Nievole dove ci sarà eh, la possibilità di vedere da vicino il pianoforte dove Giacomo Puccini compose il secondo e il terzo atto della Bohème oppure sulla Costa degli Etruschi Tre dimore che aprono nuove, cioè nuove nel senso che eh, per la prima volta in questa eh, nuova iniziativa dell'Azzi apriranno le proprie porte, come l'apertura speciale della casa di Giosuè Carducci e ancora tante altre eh, dimore, ricordiamo quattro per quanto riguarda Luca e la Versiglia, 12 in Lunigiana, 6 eh, nell'Aretino, 9 nel Pisano, 30 a Firenze, c'è anche un istituto eh, di Firenze, un istituto tedesco con un nome pronunciabile. Importantissima istituzione culturale eh. tedesca si chiama Kunsthistorische Historico l'Istituto di che, Storia dell'arte. Che diciamo ecco, quindi sarà imp sarà importante sì, anche è una delle più importanti istituzioni che culturali che ci probabilmente sono probabilmente, probabilmente anche, anche quello in un palazzo storico: sì, io, io un palazzo pone incontri in ah, via Giusti. In via giusta, quindi è un palazzo Perfetto. importante. Ci saranno, dicevamo, possibili degustazioni. Se uno vorrà farlo, potrà anche far sì che eh, i turisti e i visitatori ho detto turisti, ma in realtà era questa la domanda che volevo fare poco fa quando ero con il nostro cuoco tedesco d'origine. Eh, dalla vostra esperienza degli anni precedenti sono più gli italiani, addirittura i vostri concittadini, magari, o più gli stranieri che vengono a visitare e a vedere? c'è direi di tutto perché fortunatamente almeno qui in Toscana ma un po' in tutta Italia il maggio è uno dei mesi in cui c'è una maggiore affluenza turistica eh, qui in Italia e quindi abbiamo una grandissima presenza di turisti stranieri ma anche di italiani perché è un'occasione per poter andare a vedere delle meraviglie che normalmente sono chiuse in tanti di questi palazzi o giardini o cortili ci saranno, se dette, concerti. Ci saranno delle mostre di pittura, ci saranno della possibilità di degustare in tante ville. Lei, per esempio, parliamo dello splendido Palazzo Gondi, il suo. Da che me ci sarà, sarà, sarà un tanto. Abbiamo visto le immagini. Eh, di Palazzo sì, Gondi. da me ci sarà nel pomeriggio alle 5 e mezzo. Ci sarà una, un concerto di musica militare del 1500 che ripercorre un attimino. Le, quelle che sono stata un po' l'epopea dei fiorentini in Francia eh, per, con le due regine con Caterina e Maria di Medici che hanno influenzato moltissimo la storia francese lei per esempio non, non lascia aperte anche le porte della propria casa no ci sarà la, la, il cortile e la cantina dove potranno degustare ah. chi viene potrà degustare e assaggiare se vuole alcuni anche, tipi di vini eh, eh. come anche nella villa in campagna a Punta Sieve, che è all'interno del percorso del Mugello Val di Sieve, ah, ecco, ci sarà si la visita in... del giardino. Con nel museo contadino, della, Lì che abbiamo in villa, ci sarà una, una mostra di pittura e poi potranno visitare le cantine anche lì con le degustazioni. Ma questo è diciamo che tantissime delle delle ville o dei cortili che, che aprano cercheranno di fare qualche, qualche iniziativa, qualche cosa proprio per eh, tutti gli anni di, diciamo, di cambiare, di dare nuove opportunità di apprezzare questi posti ai visitatori. Per lei, eh, Villa Grabau e la villa in cui ci troviamo e la nostra Francesca Grabau, la nostra padrona di casa, è la prima volta che aderisce oppure c'era stata anche nelle, 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 nelle volte precedenti? No, no, anche gli anni passati. Si industria sì, sì. per fare delle cose un po' nuove ogni volta o più o meno, insomma, diciamo che. No, più o meno sempre le stesse cose. Però faremo <ride> di meglio il prossimo anno. <ride> il prossimo <ride> Sicuramente. Adesso. Ci industrieremo ma di mi, più. Viene, mi viene una domanda: ma voi avete assicurato questo giardino, immagino, per, per evitare. Eh, anche Costano eh, beh, insomma, anche quello, anche quello mi viene da pensare. Eh, lo stretto indispensabile, sì, però non è facile perché sono tutte realtà. Il famoso cedro del Libano, immagino di sì. No, non, no, è, assicurabile. No. Ah, non è assicurabile. <ride> non sono realtà assicurabili, diciamo che sono assicurabili altre cose, la responsabilità civile, ecco, certo, certo. la sicurezza delle persone, però ecco questo genere di cose non sono assicurabili. Ci sarà musica in questo giardino. Eh, no. Non proprio questo giorno, però abbiamo fatto. Ha fatto diversi concerti qui nella Limonaia perché c'è okay. un'ottima acustica, si presta molto bene per. In effetti è vero, abbiamo sì. scelto una de veramente sì. delle migliori acustiche che abbiamo mai avuto alla pisaniana. A proposito di acustica e di musica, Musicarte, l'associazione appunto che unisce la, la stupende, le stupende magioni toscane con eh, la musica, Sandra Landini, collegata con noi da Villa La Noce di Vico Pisano insieme a alcune ospiti. Andiamo da lei. Eccomi Carlotta, sono di nuovo qui a Villarita, a Noce, ho trovato le musiciste, sono qui accanto a me, adesso te le presento, hanno fatto questo bellissimo concerto, applauditissimo, e eccole qui accanto a me, Anna Ferrer e Maria Eugenia Boix. Eh, buonasera, siamo qui contentissimi di essere qua è un grandissimo piacere ritornare per me questa è la terza volta che sono qui invitata da queste bellissime di mare storiche eh, che ti rendono una speciale emozione perché anche tu puoi suonare e cantare no? in qualche posto che sono grandi sono teatri importanti così, ma non ci crea questo ambiente speciale di emozione e di non so come dire, de, de, de piacere esquisito, diciamo, che non si trova in un'altra parte del mondo. Molte grazie, so, siamo molto felici di poter ritornare. Buongiorno. Buonasera, eh, io sono Eugenia Boix, soprano. E siamo veramente felici di, di fare il concerto questa notte qui perché ritornare in Italia è sempre per noi un vero piacere. Allora a questo punto ti passo il collegamento, ehm, ti saluto, saluto tutti voi in sala eh, aspetta aspetta, eh, vedo qui, eh, abbiamo qui, sta passando di qui la ehm, padrona di casa, la signora eh, Rita Cilotti. Beh, vieni, vieni. Ecco, io volevo ringraziarla, colgo l'occasione per ringraziarla pubblicamente per averci ospitato in questa bellissima dimora e per averci accolto con tanto entusiasmo. Vuole fare un piccolo saluto? Senz'altro vi ringrazio, è stata una serata bellissima, ringrazio tanto queste artiste che hanno allietato questa serata per tutti e spero di riavere presto questa associazione Fanny Mendelton qua da noi. Allora, dalle iniziative appunto della Giornata Nazionale dell'Azzi, torniamo con il professor Luciano Monti, docente di Politiche dell'Unione Europea della Luis Guido Carli di Roma. Abbiamo parlato con lui con tanto di slide che abbiamo visto della gestione, della valorizzazione delle dimore storiche, delle criticità appunto che i proprietari. Uh, vivono ormai da anni il rapporto fra patrimonio storico privato e lo Stato, una crisi anche un po' di fiducia. Ma parliamo anche delle professioni del futuro, ne abbiamo, uh, abbiamo citate alcune insieme alla professoressa Lemmi. Abbiamo parlato uh, di uh, tecnici, di manager nel settore di questo particolare turismo, anche all'interno di queste dimore in cui ci troviamo, le dimore storiche. Allora, l'incontro fra le dimore storiche e la scuola. Quindi, fra eh, diciamo, il rapporto scuola-lavoro di cui si parla tanto in questi ultimi anni, ecco, eh, avete fatto uno studio approfondito su questo tema? Avete visto già quali sono i primi risultati? Sì, in questo caso abbiamo fatto uno studio approfondito sulla Toscana, la Toscana ah, si è offerta per fare questa indagine e sono usciti risultati molto interessanti. Tuttavia, secondo me, la cosa più importante ancora è capire il reale rapporto tra la scuola e la dimora storica, al di fuori poi del risvolto economico, abbiamo parlato prima del petrolio, no? uh -huh. ma immaginiamo invece l'aspetto sociale, e cioè la dimora storica per la scuola e per i ragazzi rappresenta il collante tra una generazione e un'altra. E cioè è importante che i ragazzi percepiscono il, il valore delle cose che stanno attorno loro e la storia che queste cose rappresentano. Questo vale naturalmente anche per il patrimonio pubblico, certo. ma an ancora di più per quello privato, perché ricordiamoci che da ormai tre anni i nostri ragazzi delle superiori sono tenuti a fare alternanza scuola-lavoro e questo naturalmente deve essere fatto in un, amb in un ambiente lavorativo. Dunque noi siamo, abbiamo fatto questa indagine in Toscana. Scoprendo un po' andando a scoprire quali erano le dimore che avevano attività d'impresa, eh, oh, qui siamo in una dimora che ha un'attività di impresa prevalentemente, se, se capisco bene, concentrata no, sull'organizzazione di eventi no, di matrimoni o, o altre celebrazioni, ma girando per la Toscana abbiamo scoperto che invece vi sono anche alt altri tipi di, eh, per esempio, lo storytelling, cioè la possibilità di eh, fare. Eh, vivere no? un'esperienza a un turista o a un, a, a un visitatore, un'esperienza un po' diversa da quella che, eh, che normalmente, anche magari non è solo un'esperienza estetica, ma anche culinaria, per esempio, quindi abbinarsi o ancora scoprire eh, piante rare, piante, eh, cibi rari o ancora di più magari eh, delle, una musica. Quindi tutto questo eh, ci porta a dire che e abbiamo fatto un'analisi proprio sulla Toscana che abbiamo tra l'altro presentato con Conti a Palazzo Vecchio e con l'allora eh, sottosegretario della pubblica istruzione, abbiamo un po' provato a declinare quali sono le professioni del futuro per, uh -huh. i, nostri, per i nostri ragazzi e sono uscite cose interessanti. Molte di queste, devo dire, sono legate all'ambiente digitale. Quindi andiamo diciamo, verso il futuro, i nostri ragazzi, soprattutto quelli nati dopo. Il 2000 sono nativi digitali e quindi anche nelle dimore storiche, anche affrontando appunto e questo ha un grande vantaggio: quello digitale che non è invasivo e cioè permette a qualsiasi dimora storica, anche quella che per no problemi anche logistici non può aprirsi al pubblico perché magari. Ha un ambiente privato limitato, comunque non, dove i proprietari vivono, molti dei proprietari vivono le loro dimore. Bene, l'esperienza digitale permette di, di vivere la storia di questo edificio senza essere invasivo, e questo vale, lo dico anche per i giardini. Io sto studiando un giardino importante vicino a Roma dove c'è un problema ulteriore, e cioè che la biodiversità è così delicata che un'eccessiva frequentazione del giardino da parte dei turisti potrebbe metterla a rischio in qualche modo metterla a e rischio. quindi diciamo anche in questo caso i ragazzi certo. si, si, si vanno verso, eh, concludo interessante il fatto che il MIUR, il ministero ha lanciato l'anno scorso un bando proprio col Fondo Sociale Europeo nazionale, che finanzia le scuole che eh, assumono come progetto quello di andare appunto a, a potenziare, così anche il titolo del, del bando, potenziare all'educazione, al patrimonio culturale, artistico e paesaggistico. Questo secondo me è un primo segnale spero non tardivo, del nostro paese. Eh, spero Quindi, non tardivo non è male. <ride> Professoressa Lenni, Accademia del Turismo, Fondazione Campus, Luca, eh, tutto questo insomma le torna naturalmente in materia sua quotidiana. Eh, I ragazzi, proprio alcuni insomma, diciamo avete scelto un gruppo, insomma, sì, del, una selezione, del, sì. selezione dell'Accademia del Turismo, parteciperanno alla giornata del Lazio, del 27 sì, maggio, sì. in che modo? Sì, sì, parteciperanno e si metteranno a disposizione la loro professionalità in attività di accoglienza e accompagnamento. Anche appunto valorizzando quegli aspetti che diceva prima il collega Monti, quindi lo storytelling e ancora di più quindi un po' la figura del buddy, no? quindi il locale che ben conosce il territorio, anche proprio il in qualche. Che riesce anche andare alla scoperta del genius loci di quel territorio e che accompagna la persona che è in visita, e questo credo che sia forse una delle formule migliori per accogliere bene e quando appunto si parla poi di ville e si parla di territori con così alto fattore valoriale che dà un valore importante all'esperienza, credo che davvero sia importante per il visitatore prima ancora che per il turista che comunque come sappiamo oggi tende tantissimo a fare l'esperienza nel momento della visita. Presidente Gondi e poi la domanda la faccio anche alla nostra padrona di casa Francesca Grabau. È eh, importante la formazione di questi giovani. Voi avete in casa i giovani, che formazione gli date? Volete che abbiano una formazione istituzionale andando nelle scuole appropriate oppure volete che, che crescano sul campo e che si rendano conto direttamente di quello che devono fare? Mm, no, i nostri figli cerchiamo di prepararli in tante maniere, la scuola, l'università è importantissima, il campo uguale e avendo eh, qualche cosa di molto importante da dover continuare a mantenere, devono lavorare il doppio degli altri perché è molto impegnativo e quindi devono studiare e lavorare il doppio e quindi diciamo si devono eh, impegnare molto mm, il eh, crescere in questo mondo è difficile, bisogna essere pronti sempre a qualsiasi eh, evenienza che, che succede, perché quando uno è in un giardino o in una casa succede di tutto e dobbiamo invece mantenerla, devono essere preparatissimi e quindi impegnarsi molto. A parte qui, quindi, sia la collaborazione con l'università e con le scuole ci sono state proprio. Eh, varie esperienze di stage e di, in vari palazzi, ville uh -huh. in giro, proprio sì. perché eh, anche a noi interessa molto che ci sia la formazione di questi ragazzi che sappiano un attimino diciamo, eh, apprezzare, capire, coniugare, sviluppare queste eh, progettualità e questa maniera di nu nuova di avvicinarsi al mondo culturale. Francesca che su sui suoi figli che vedo qua. Eh, insomma, voglio dire ragazzi giovani che in qualche modo stanno prendendo l'eredità, nel senso, anche di missione, no? Per quella che è la vostra. Eh, sì. eh, il vostro è sicuramente una missione, famiglia. sì. Eh. È sicuramente una missione e non so eh, sinceramente cosa augurargli perché eh, è stato talmente, è talmente oneroso eh, questo tipo di. Mantenimento di tutte queste difficoltà eh, quotidiane, che eh, sinceramente non, non so, ecco, loro sono liberi di, di scegliere quello che credono. E qualcuno probabilmente farà cose completamente diverse. Però e il suo poi, desiderio sarebbe quello che, comunque, come. Ma è stato almeno, almeno oggi. qualcuno, sì, non dico tutti in blocco. Quanti sono? Quanti sono? No, io ho due figli, du mio fratello vabbè, uno, quindi diciamo vabbè, tre, che ci sono tre eredi. Tre, tre Volevo il Sindaco su queste nuove generazioni, questa di Lucca con la scuola del Campus, appunto, la fondazione Campus, ma in generale, ecco che cosa c'è da augurare. Augurarsi. Ma c'è da augurarsi che ci sia una grande consapevolezza dell'eredità dell che esiste a livello generale, perché non è solo, ripeto, il problema della famiglia Grabau, o il problema della famiglia Gondi o il problema della famiglia Torigiani. Il problema è di, del mantenimento complessivo di un patrimonio enorme, straordinario. straordinario. Parlavate di, di, di numeri. A Lucca ci sono 300 dimore censite di Grande Libera, poi si arriva fino a Liberty, alle ville Liberty, attorno alla circonvallazione. C'è cioè, stata un'evoluzione eh, straordinaria del, del modo di abitare, e dell'abitazione. Ebbene, quello che auguro è proprio questo, è che ci sia una consapevolezza di tipo culturale. Poi se c'è questo, si entra anche nel meccanismo della, del rapporto con la tassazione, con lo Stato, per esempio la defiscalizzazione sui lavori potrebbe essere un fatto di interesse ovviamente per quanto riguarda attività legate a queste dimore. Ma non si può agire eh, per iniziativa di un comune. Un comune può fare eh, quel poco che può fare, ma bisogna avere... L'idea di prendere un'iniziativa di livello nazionale per mantenere un patrimonio straordinariamente vasto e straordinariamente di qualità, perché questo è ciò che interessa. Noi pensiamo alla Toscana, io penso al Veneto, penso alle ville romane, penso alle ville vesuviane, penso a una diffusione sul territorio italiano eccezionale che naturalmente ci piacerebbe consegnare al futuro. Non c'è soltanto la Reggia di Caserta che di per sé rappresenta un un episodio straordinario. Ci sono tanti altri momenti straordinari diffusi sul, sul territorio, che qualificano il territorio, che ne hanno segnato la storia e di questo credo che si debba essere consapevoli. Il mio augurio è che le nuove generazioni sappiano impostare... La loro attività attraverso questa consapevolezza. Quindi è un'eredità che, che viene lasciata, è un'eredità che va saputa conservare, va saputa mantenere. Volevo dire qualcosa Sì, senso. volevo dire che io però invito il sindaco, che qui mi fa molto piacere di sentire questo, le cose che ha detto. Però in questo momento in cui in Italia abbiamo un grosso diminuzione dell'importanza delle sovrintendenze e un depotenziamento anche di, del, del, del personale e invece sarebbe eh, molto importante che da parte di tutti i sindaci ci, ci sia una spinta verso eh, il governo, verso reg le regioni e verso il governo proprio per eh, creare una sinergia, per eh, impegnarsi di più in tutto questo, per richiedere una collaborazione maggiore, per Rimettere in moto tutto questo, perché io nel mio ormai che faccio lavori di restauro, sono passati tanti anni fin da quando sono bambino collaboravo con mio padre. Ci vuole la collaborazione con le sovrintendenze per me è essenziale, importantissima. Perché questo però non vuol dire di vincolare in maniera mh, non intelligente. Il, il lavoro deve essere portato avanti nella, eh, nella più grande eh, tranquillità, chiarezza e di semplicità di rapporti con le, le istituzioni. Oltre a questo. Eh, <coughs> Vedo che dobbiamo anche noi stessi, che siamo i conservatori di beni storici e culturali, eh, non fermarci alla, mh, al solo mantenimento. Dobbiamo continuare a, a sviluppare la cultura, quindi anche a, a mischiare l'antico col moderno, col, col, col contemporaneo, cioè, a, portare po avanti, tempo, eh? a portare avanti diciamo, questa, mh, lo sviluppo culturale de, 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 del cioè. nostro paese. Io però volevo anche poi... Parlando della giornata nazionale, un attimino ringraziare i nostri sponsor perché abbiamo la Fondazione Cassieri Risparmio di Firenze che ci, ha, eh, che ci aiuta, le, le assicurazioni generali, Mapei, eh, poi abbiamo Arteria, abbiamo eh, varie, tutta una serie di, di, di sponsor che ci aiutano va bene, regolarmente eh, tutti gli anni a portare avanti questo. C'è un sito uh, dove possiamo vedere tutte le iniziative che sono in programma domenica 27 maggio per la giornata nazionale dell'Azi? Allora, il sito www.azzi.it è fatto bene. molto bene sul lato destro ci sono tutte le regioni cliccando regione per regione Perfetto. si ha notizia, notizia di quello di che avviene in quella regione allora eh, abbiamo parlato di augurio per le nuove generazioni di quello che ci aspettiamo un appello eh, da parte del presidente nazionale dell'Azzi con cui concludere Gatto della Gherardesca e poi torniamo qui allora Carlotta hai fatto una domanda molto interessante anch'io ho due figli Maria Teresa e Paolo, tra l'altro Maria Teresa proprio qui a Corliano due anni fa ha organizzato un workshop per il gruppo giovanile dell'Associazione di More Storiche, quindi è una domanda che mi interessa molto, sentiamo un po' cosa ne pensa sempre Gaddo che è il nostro presidente nazionale. Vai Gaddo a te. Sì, eh, io non sono più come potete vedere eh, dell'erba d'oggi, però al dispetto dell'anagrafe conservo sempre uno spirito giovanile, che è la cosa che ci deve accompagnare fino al giorno della nostra morte. E quindi amo molti giovani, perché i giovani, eh, i giovani sono curiosi, sono attenti. Domani mattina, tanto per darvi un'idea, io ricevo le scuole alberghiere di Rosignano, alle quali ho fatto preparare una platea di sedie in cantina al Castello di Castagneto, a casa mia, dove io parlo a loro della vita. Mi dice, ma come? cosa? Sì, parlo della vita, perché purtroppo i giovani che passano la gran parte del loro tempo sui tablet, su tutti questi mezzi elettronici, non hanno più la percezione dell'ambiente che li circonda. Perché quando uno focalizza il suo interesse su una, uno schermo, difficilmente poi riesce a sentire le sfumature che nella vita sono fondamentali, gli odori, i profumi, i rumori. Io riconosco, per esempio, il riconosco la varietà delle piante dal vento. Io se chiudo gli occhi riesco a dirvi se vicino c'è un pino o c'è un leccio o c'è una quercia perché ho imparato a capire la differenza del rumore che fa il vento quando passa in un'essenza piuttosto che in un'altra. Quindi per me i giovani sono, non lo dico soltanto io, l'hanno detto per millenni tutti, il futuro, ma il futuro bisogna gestirlo, non si può lasciare i giovani abbandonati a loro stessi senza dare loro una bussola, senza dare a loro delle indicazioni, senza dare a loro una formazione. Io ricevo la scuola alberghiera perché per esempio ho spiegato loro che l'impiego nelle, nelle dimore storiche, quelle dimore storiche che fanno attività di ricezione, di, ricezione, di ricevimento scusatemi, è un, è un altro mercato, è un mercato al quale guardare, è un mercato futuro. Io quando sono nato io, anche quando ero grande, c'erano le autoradio, io vendo spazi pubblicitari compreso per Canale 50, ma... C'era Pioneer, c'era Grundig, c'era Blaupunkt, c'era Alpine, non ci sono più. Come non ci sono più? No, le sono di primo allestimento, quindi è cambiato il mercato. Quando ho cominciato a lavorare io c'era il telex, poi c'è stato il fax e ora ci sono le mail. Probabilmente, fra 50 anni ci sarà uno che fa un fischio e arriva una lettera eh, proiettata sul soffitto della camera. Quindi il mondo cambia costantemente, non si può seguitare a fare sempre le stesse cose nella stessa maniera. Bisogna cambiarsi d'abito, sapendo da dove vieni, rispettando se vai alla scala l'eleganza del teatro alla scala, se vai a fare una merenda mettendosi un paio di jeans. Bisogna sapersi adattare all'ambiente, però per adattarsi all'ambiente bisogna conoscerlo e quindi bisogna che i giovani, noi li formiamo. Cosa fa l'associazione? L'associazione fa tante cose. Agostino ha ricordato uno dei workshop, in particolare si è svolto qua, ma noi ogni anno facciamo dei workshop per i giovani, facciamo dei corsi sul web, facciamo delle iniziative che li coinvolgano, ospitiamo le scuole, abbiamo fatto un progetto importante del quale Luciano Monti è stato grande protagonista di alternanza scuola-lavoro per permettere ai giovani di conoscere la nostra realtà. E vi assicuro che i più grandi entusiasti di quanto noi facciamo sono loro, segno evidente che non avendo a Rierpa come dicano i francesi, quindi eh, pregiudizi, eh, noi stiamo facendo delle cose interessanti e sempre più le faremo. Perché la nostra è un'associazione positiva, è un'associazione fatta di gente che non volla mettersi. Vuole esprimere delle giuste rimostranze perché, quando ti tolgono quello che ti spetta, è giusto che tu lo dica e tu lo dica anche in maniera ferma. Io sono di quelli che le sa dire in maniera ferma. Però è giusto anche che tu ti crei delle alternative rispetto alla vischiosità del mondo che ti circonda e che attraverso questa tua attività tu trovi la strada da seguire che per noi è stata di 40 anni, perché l'associazione è stata fondata 40 anni fa e sicuramente sarà per tanti altri anni ancora. Grazie a tutti, buonasera. Mi vedete con un libro. Sapete che c'è sempre una partnership con Polistampa, la casa editrice, una delle case editrici più importanti della nostra regione. Allora, L'arte dell'abitare in Toscana, volume stupendo di Paolo Bertoncini Sabatini ed Emilia Daniele. Forme e modelli della residenza fra città e campagna. Un viaggio nel tempo lungo grandi e piccoli centri di Toscana alla scoperta delle forme e dei modelli che hanno contribuito ad eleggere questa terra, la patria nell'arte dell'abitare, seguendo una trama geografica il viaggiatore e lettore è accompagnato in una galleria di ritratti architettonici è una sorta di diario stilato durante un immaginario grand tour che restituisce l'atmosfera dei secoli in cui palazzi e ville fra città e campagna con le loro architetture narrano di un'arte luminosa dei suoi momenti più felici un bellissimo volume edito da Polistampa noi chiudiamo come sempre con lo spazio dedicato all'arte invece della cucina e allora chi chi mi ama mi segue mi verrebbe da dire venite con noi della Pisaniana qua a trovare, ecco un microfono però ci vuole per il nostro per il ce l'ha, ce l'ha, ecco, il Marchese Gondi è venuto, invito anche il sindaco, tutti quelli che vogliono raggiungerci e allora con, ora trovo anche il nome, Marcus Savoldelli di Aurora Catering, Antonio Campanale che ringraziamo e salutiamo, chiudiamo con questo meraviglioso risotto da impiattare insieme. Sì. Facciamolo subito Marcus. Allora, impiattiamo, abbiamo già messo degli asparagi. Risotto con asparagi e zucchine, carnaroli naturalmente che abbiamo uh, mantecato anche con uh, il parmigiano, insieme Le naturalmente tucine. a questi frutti di stagione, verdura di stagione. E che vino ci vuole? Oh, il bianco di, bianco di Monte, Monte Carlo, il rosso, rosso di Carmignano, va bene tutto, sì. lo champagne, insomma, ognuno poi beve quello che gli pare, vero Perfetto. Marcus? <ride> e allora un brindisi, un brindisi, lo facciamo, ecco, lo, a chi lo rubo, grazie. Lo facciamo da qua, poi ve lo restituisco. Salute. Marchese, viva Lazio, grazie viva a tutti. Grazie a tutti voi a Villa Grabau, evviva le dimore storiche, un saluto. A... E spero che tantissime persone vengano a trovarci il 27, 27 maggio, maggio, dalla mattina dalle 10 alle 13 e il pomeriggio dalle 14 alle 19. Vi aspettiamo tutti. Sul sito del Lazio vedrete tutti i palazzi aperti, i cortili aperti, i giardini aperti in Toscana. Buona serata. Oh